Sabrina Dio ha detto la sua opinione sul ritorno a Uomini e Donne del suo ex corteggiatore Fabrizio, sceso per corteggiare la nuova tronista Angela Nasti. Uomini e Donne, Angela Nasti e Fabrizio Baldassare. Nelle ultime puntate andate in onda del Trono Classico di Uomini e Donne, Angela Nasti ha iniziato a uscire con Fabrizio Baldassare. Tra loro c'è molta complicità, e la tronista ha ammesso che gli piace molto, tanto da sentirsi spesso imbarazzata con lui. Dalle ultime anticipazioni che si possono leggere nel web pare che tra loro ci sia già stato un bacio. Gli affezionati del programma si saranno accorti che Fabrizio aveva già partecipato al Trono Classico. Infatti, aveva già corteggiato Sabrina Ghio. Sabrina Ghio, le dichiarazioni su Fabrizio Baldassare. In un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Sabrina Ghio ha detto qualcosa a proposito del suo ex corteggiatore che ora sembra voler conquistare Angela Nasti. C'è una seconda possibilità per tutti. Magari questa sarà la sua occasione fortunata. Fabrizio è una brava persona e forse con una ragazza più piccola di lui potrà farsi conoscere di più. E ancora, tra di noi c'erano dei problemi, soprattutto perché non sembrava totalmente libero mentalmente, ma adesso sono sicura che sarà diverso. Il trono di Sabrina Ghio. Sabrina, ex concorrente di Amici, un anno e mezzo fa aveva deciso di intraprendere il percorso da tronista a Uomini e Donne. Per lei non è andata a finire bene perché, molto presa da Nicolò Ragnolo, ha ricevuto un no come risposta. Tuttavia, continua a seguire le vicende di Uomini e Donne molto appassionatamente. Nel vedere le nuove troniste della stagione, la ragazza ha confessato, mi piacerebbe dire loro di lasciarsi un po' più andare, di entrare meno in guerra, ma sono sicura che regaleranno tanta freschezza ai nostri pomeriggi. Sabrina Ghio, pronta a diventare mamma per la seconda volta. Dopo la delusione vissuta a Uomini e Donne, Sabrina ha ritrovato l'amore accanto a Carlo Negri. Dopo un anno di relazione, ora la coppia sta pensando ad andare a vivere insieme. Per il momento lei abita a Roma con la figlia Penelope e lui si divide tra Milano e Caserta. Le cose tra loro vanno talmente bene che Sabrina sta anche pensando ad una seconda gravidanza.